Buon pomeriggio a tutti dalle frequenze di Radio Stuni, da Giuseppe Semerano per una nuova puntata di Coscienze Politiche, ovvero la facoltà di capire la città e il territorio. Dopo tanta mia insistenza, finalmente ho negli studi di Radio Stuni il dottor Vittorio Carparelli e ti ringrazio di aver accettato finalmente il mio invito. Io ringrazio voi per l'invito. Buon pomeriggio a tutti. Questa è la voce di Vittorio Carparelli, è un consigliere comunale, fa parte della maggioranza del sindaco Cavallo ed è stato anche ex assessore allo sport e turismo, No, sport chiedo no. scusi, Turismo al cultura. turismo nella giunta Coppola, se non Museo sbaglio. e marketing pure. Non mi togliere il museo che... Nella giunta Coppola. Parleremo Nell'ultima giunta Coppola. nell'ultima giunta Coppola, hai fatto bene a specificarlo. Di cosa parleremo in questa trasmissione? Voglio toccare diversi punti, però inizierei partendo dalla tua professione. Tu sei un valido farmacista, titolare di un'avviatissima farmacia in Ostuni. Quindi la mia domanda è d'obbligo. Si sente dire in giro che voi farmacisti dovreste essere abilitati a rilasciare il Green Pass a coloro i quali non hanno la possibilità di poterlo avere tramite l'applicazione IO, redatta dal Ministero delle Finanze. Cosa c'è di vero, Vittorio, in questa cosa? Ah, c'è di vero che finalmente il farmacista viene visto, ritorna a essere, ad avere un ruolo principale nella comunità. Non è più colui che dispensa i farmaci, che dà i farmaci, ma è colui che aiuta appunto il funzionamento di tutto il sistema. Un po' come nasceva mia nonna, farmacista, che era colui che preparava i farmaci che poi vendeva. Oggi abbiamo avuto un attimo di transizione e finalmente stiamo avendo la giusta importanza che meritiamo. Per quanto riguarda il Green Pass, ancora sappiamo, è un po' come i vaccini, ecco Giuseppe. Il vaccino noi siamo titolati a farlo, io personalmente ho fatto i corsi, sono andato agli hub vaccinali, ho fatto tutto ciò che dovevo fare, però ancora non vedo vaccini in farmacia. Quindi il Green Pass, si parla del Green Pass, noi ancora non possiamo fare il Green Pass, non possiamo rilasciare il Green Pass, possiamo fare il tampone che facciamo con il nasofaringeo, potremmo fare tante cose, però ad oggi ci limitiamo a dire, posso dirti sì, facciamo ciò che realmente facciamo, no? Ciò che vorremmo fare e ciò che potremo fare forse un domani. Sempre per la tua professione, c'è una bellissima immagine che la nostra regia ci sta mandando e per coloro che ci seguono anche per i canali video possono vedere il dottor Carparelli alle prese con un PC, sempre col sorriso sulle labbra. Quindi la tua professione la senti davvero, caro Vittorio? Ma io sono nato in farmacia, da quando ero piccolo mio padre mi ha sempre fatto respirare un po' quell'aria della farmacia, ho avuto il piacere di poter stare con nonna quando nonna era in vita e poi ho studiato per fare alla fine, seguire un percorso che era già ben avviato. Parliamo ancora di vaccini. Come hai vissuto e come pensi che possa andare a fine questa campagna vaccinale che il governo sta ponendo in maniera molto ma molto veloce, anche se ci sono delle pecche, nel senso che c'è molta confusione, specie a livello di informazione? Ma la campagna vaccinale è partita, diciamo, soprattutto in Puglia, non nel modo migliore. Però devo ammettere che oggi la campagna vaccinale procede molto bene. Tolto qualche furbetto che magari vuol fare il vaccino prima degli altri per poter andare in vacanza, poter non andare in vacanza senza fare il tampone. Questa è poi la scelta di ognuno che, cioè, ciò che, il discorso che si fa l'individuo con la coscienza. Però dal punto di vista oggettivo la campagna vaccinale procede anche bene, visti anche i dati, e speriamo che si proceda così. A me la cosa che fa paura, e lo dico nonostante i miei 34 anni, è che la nostra memoria sia a breve gittata. Cioè, ho già questi giorni, i primi giorni di zona bianca, i primi giorni di liberi tutti, è come se fossimo dimenticati ciò che abbiamo vissuto fino ad aprile, fino a marzo. E io concordo col tuo pensiero, in effetti la penso allo stesso modo, Purtroppo il perché virus diventa non va. veramente, appunto. Il virus sicuramente col vaccino andiamo a ridurre moltissimi contagi, però il virus non è che non c'è più, c'è. Tutti i virus influenzali nel periodo estivo sono meno pericolosi, il caldo, grazie a Dio, riduce moltissimo il contagio, però questo non significa che del Covid-19 non ce ne ricorderemo più, o i coronavirus non ci saranno più, ci sono sempre stati. C'è stato un coronavirus diverso che abbiamo identificato e abbiamo Queste seguito, varianti fanno paura, vero? ma non c'è un virus che non varia.
che non muta. Quindi sarebbe assurdo parlare di virus e non pensare a una variante. Lo sappiamo, lo sapevamo già a marzo 2020 e oggi abbiamo dei nomi diversi alle varianti. Sicuramente la variante è peggiore rispetto alla prima forma. Posso farti una domanda statistica? Quanti tamponi hai fatto? Ma questo non lo ricordo, però tantissimo. Tantissimi tamponi. Quindi la gente... Ma per me, prima la breve memoria e tutto, il Green Pass, io consentirei tutto ancora di più. Però, così come hanno fatto con le mascherine nel 2020, che hanno detto il prezzo della mascherina chirurgica deve essere non superiore a 0,50, quando noi in farmacia le pagavamo 0,90, 0,95, più IVA, perché all'epoca c'era l'IVA, così dobbiamo fare con i tamponi. Dovrebbero comprare tutti i tamponi possibili che arrivano in Italia, sequestrarli e dire il tampone deve costare 1 euro al farmacista e lo deve vendere a 6 euro, o lo deve vendere il supermercato a 6 euro, o lo deve vendere il tabacchino a 6 euro, quelli in autodiagnosi, o diverso, abilitare quante più persone possibili a fare il tampone a un prezzo modico. Se oggi un tampone io lo pago 12-13 euro, io d'acquisto, e tra il smaltimento dei rifiuti, la vestizione, tutto, è normale che il costo del tampone 20 euro, anzi è anche basso il costo del tampone per il farmacista, o meglio il prezzo a cui vende il tampone il farmacista, è un servizio che noi offriamo. Però dovremmo proprio fare questo, anche perché poi se tu vai, non tu, però noi del settore possiamo comprare i tamponi da 3 euro e da 12 euro, da 10 euro, da 8 euro, poi dipende sempre dalla professionalità, sempre del il rapporto che hai con lo specchio. Diceva il mio professore Zaccaria, quando torni, il professore di mio d'inglese, quando torni a casa fai i conti con lo specchio, ed è la verità, e questo anche nella nostra professione è così. Lasciamo da parte appunto i vaccini, i tamponi e compagnia bella, che Dio ce la mandi buona. Dipende, diciamo, da noi anche. Diciamo almeno certamente dipende da noi. Giuseppe, dipende da noi. Per parlare un po' di politica, tu sei un consigliere comunale, ho detto in premessa. A proposito, il tuo gruppo si è allargato. Ma noi in realtà siamo ridotti veramente all'inizio. Veramente ultimamente nel consiglio comunale i gruppi stanno allargando, c'è chi si allarga, c'è chi diminuisce. Che sta succedendo? Ma noi siamo partiti in 4, poi abbiamo avuto un periodo in 3, purtroppo, e ti dico dal punto di vista umano è una cosa che a me dispiace molto, perché con Francesco Semerano ho un rapporto personale che va da tanti anni, quindi è un legame forte che abbiamo, però purtroppo politicamente ci siamo divisi a luglio 2019 e poi siamo riusciti a condividere un percorso politico, un progetto politico, meglio, con un caro amico che è Adriano Zaccaria, che sono felice che abbia accettato il nostro invito a far parte del nostro gruppo. Gruppo è, in modo che la denominazione, io non mi sposto da dove diciamo sono rimasto sempre lì, è il gruppo per Ostuni, sì. Di cui sono capogruppo e sono felice di avere a che fare con, appunto, col mio gruppo, dove abbiamo il dottor Spennati, il dottor Farina, Adriano, che conosciamo tutti, e poi due assessori che sono due amici con i quali abbiamo iniziato anche il mio percorso politico. Il vice sindaco Antonio Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici. Diciamo che abbiamo iniziato manina a manina ad andare in giunta e poi l'assessore ai lavori pubblici, che all'epoca era consigliere, che mi venne a chiamare mentre ero al mare. Una domanda alla quale non so se vorrei rispondere. Com'è il rapporto con la Giunta Cavallo? Con la Giunta, non con il Consiglio, con la Giunta. Ma io non sono in Giunta, io sono consigliere, appunto, consigliere ho due rappresentanti in Giunta. Hai rapporti comunque con il Sindaco? Ma sicuramente ho rapporti con Guglielmo, sia di rapporti di parentela. Una domanda, poi ti spiego perché ti ho fatto questa domanda. Perché purtroppo ci sono dei problemi che il Sindaco giustamente cercherà di risolvere, appunto dalla crescita del gruppo di Fratelli d'Italia, che ormai, diciamo, è un gruppo importante all'interno del Consiglio Comunale e giustamente vorrebbe la visibilità anche in giunta. Ma tu, ti interrompo un attimo, per me il gruppo Fratelli d'Italia è giusto che abbia visibilità, ma non da ora, avrebbe dovuto averlo già prima. Io non ho mai fatto un discorso di poltrone, che non è nel senso brutto del termine, ma realmente di rappresentanza in giunta, anche perché quando abbiamo avuto l'adesione di Adriano al nostro gruppo, noi non abbiamo chiesto altro, nonostante poi siamo diventati il gruppo più importante del Consiglio. Comunque, avete il vice sindaco, avete anche la storia dei lavori pubblici, sono due figure importantissime. Sì, Giuseppe, però siamo stati anche il gruppo principale a sostenere il sindaco alle primarie. Siamo anche il gruppo che aveva il candidato sindaco
per le primarie, nonché il sottoscritto che ha voluto fare le primarie con Giovanni Zaccaria e che poi però per equilibri ha fatto un passo indietro per permettere a Guglielmo di fare le primarie e vincere le primarie. Quindi diciamo che siamo un gruppo che ha sempre sostenuto il sindaco, è sempre stato leale al sindaco, è sempre stato fedele al sindaco, se è il termine più opportuno da utilizzare. Quindi non vogliamo niente di più ciò che ci spetta, non siamo per i discorsi di poltrone. È giusto che Fratelli d'Italia abbia una rappresentanza in giunta, una, due, quelle che sarà stabilito nel riunione di maggioranza, si rimettono le deleghe sul tavolo e si capirà un po' come fare. Sai quando avverrà questa nuova presenza in giunta? Considerato anche che manca ancora il posto di Corona, il posto di Corona è vacante dopo le sue dimissioni. Sicuramente sarà quanto prima, non penso che il gruppo dell'Italia non voglia entrare in giunta. Poi non spetta a me parlare di gruppi che non sono qui presenti, di cui non faccio parte, però è giusto che loro entrino. Però ci sono delle riunioni di maggioranza, caro Vittorio. Assolutamente sì, infatti la linfa nuova fa sempre bene poi alle realtà, quindi sicuramente Fratelli d'Italia c'è persone valide all'interno, sia come consiglieri sia persone vicine, e sei proprio felice di vedere una giunta anche con la rappresentanza, perché poi magari c'è più entusiasmo, c'è quella linfa appunto nuova che può dare valore aggiunto a questa giunta già buona. Poi c'è da dire un fatto, che la giunta attuale e l'amministrazione Cavallo ha amministrato nel periodo peggiore, questo è vero, storia, ma non solo per i fatti che noi sappiamo, tutti gli ossunesi sanno, ma anche per amministrare nel periodo di Covid non è mica facile, non è facile pianificare la nostra vita, la quotidianità, figurati un po' le sorti del comune, devi un po' essere lucido, bravo e cercare di gestire tutte le cose. Sicuramente bisogna darne atto di questo. Quindi, la giunta Cavallo si è comportata veramente bene, il sindaco in prima persona ha fatto davvero grandi cose per quanto riguarda appunto questa pandemia che ha colpito l'intera Italia e anche Ostuni, tra parentesi. Un applauso a tutti gli assessori. Poi io guardo con occhi sempre come il buon papà di famiglia, come ho detto in consiglio come una volta, ogni scarafone è bello, occhi a mamma su. Per me e i miei assessori, comunque rappresentano il gruppo, sono gli assessori che ci hanno dato molto da fare. Il vice sindaco Antonella, lasciami dire, veramente ha fatto cose fin troppo. Da gigante, davvero. Ha fatto cioè, in una situazione veramente difficile ad operare, è stata veramente molto brava. Veniamo un po' all'estate. È un bellissimo periodo, oggi sono 36 gradi, il sole, oggi una giornata peggio di quella di ieri, ma infatti io mi ho guardato male che sono arrivato senza giacca in trasmissione, e tu hai messo la giacca, ho fatto no assolutamente no. No, scherzo. Sei stato, come dicevo in apertura di trasmissione, assessore al turismo nell'ultima giunta Coppola. Un giudizio su quella che è stata la tua esperienza come assessore al turismo. Io ricordo che durante il tuo assessorato, durante la tua appunto funzione di assessore al turismo, hai realizzato alcune cose che ricordo, cioè scusami se mi sfugge qualcosa, ricordo un progetto riguardo la Valle d'Itria, ricordo Piano Ostuni, ricordo una nuova edizione delle emozioni chiamata Libro. Piano Ostuni, io l'ho ereditata. Tante cose. No, allora, dimmi un po', può darsi mi sfugge qualcosa. Il protocollo d'intesa dei comuni della Valle d'Itria, che poi ieri è stato l'anniversario, era la cosa che più ho desiderato dal primo momento che mi sono insediato, e l'abbiamo... Che bella foto ci manda la regia, guarda. Questa è una foto che è l'immagine mia di Facebook. Abbiamo il tuo permesso, ci vero? Qua ci sono 5 amici, il sesto mancava perché era malato, però siamo 6 amici al bar, dicevamo noi, in realtà sono 5, questa foto 5 amici che hanno voluto un progetto, hanno messo da parte il campanilismo, hanno cercato di fare un progetto unico per il nostro territorio. A che punto cosa si proponeva questo progetto? Ma ciò che nasce un po', ciò che noi, allora faccio un passo indietro. Io non ho cercato di non inventare niente di particolare. Ho sfruttato le bellezze che avevamo, le cose buone che avevamo per dare luce a queste cose. Tipo Piano Ostuni, tu hai detto all'inizio, hai inventato Piano Ostuni. No, Piano Ostuni è un'idea di Nicky Maffei, e a differenza dei consigli dei vari... Che comunque è sposato anche tu, o sbaglio? Assolutamente sì, nonostante diverse ideologie politiche, diverse...
periodi storici che magari mi obbligavano ad andare contro alla politica di Nicky Maffei, invece ho detto le cose buone di Nicky Maffei vanno prese. Così è pensato Piano Ostuni non è la mia idea, io ho mantenuto Piano Ostuni e sono felice di averlo mantenuto, e mi dispiace che oggi Piano Ostuni non ci sia ancora nel calendario ostunese. A proposito, c'è un calendario? Ma io non ho visto il calendario, so che c'è qualche cosa, non ho sentito parlare di Piano Ostuni, quindi sicuramente Piano Ostuni non c'è. Valle d'Itria, non mi sono inventato niente, ho pensato che il turista viene qui e si innamora del nostro territorio, quindi non bisogna più parlare solo di Ostuni, ma bisogna parlare di territorio. E ho avuto la fortuna di avere a che fare con Mario Saponaro, Antonella Ivona, Ermelinda, Antonello e Gianfranco Palmisano, all'inizio prima con Stefano Coletta e poi con Gianfranco Palmisano, e abbiamo creato questo gioiellino, questa realtà bellissima che purtroppo oggi ha perso un po' di importanza. Noi abbiamo avuto tanta visibilità in quel periodo, poi un po' la politica c'ha di cambi di assessorati, cambi di cose, cambi di amministrazione, quindi oggi si è persa. Mi piacerebbe che i colleghi ancora assessori e il nostro sindaco del comune di Ostuni, appunto assessore al turismo, anche riprenda questo progetto e dia la giusta luce. Reputi che sia necessario che il sindaco dia una delega, dia la delega del turismo che adesso trattiene lui? Ma io credo che il sindaco la voglia dare, la delega al turismo, e penso che sia la prima delega che andrà sul tavolo, prima non perché è più importante, ma perché è nelle sue mani, e penso che lui voglia dedicarsi ora a fare il sindaco per il 100% del tempo e non dedicare. Quindi mi stai dicendo che questa delega sarà data a qualcun altro, voglio dire. Mi stai dicendo questo? Ma io non posso, ripeto, come non posso decidere a casa altrui, in Fratelli d'Italia, non posso decidere per il sindaco, ma sicuramente... Cioè, secondo te, il tuo parere, ma non... sicuramente è giusto che il sindaco faccia il sindaco e l'assessore al turismo faccia l'assessore al turismo. E poi magari si interfaccia col sindaco per progetti più importanti, come Valle d'Itria. Io ricordo quando presentai a Gianfranco il progetto Valle d'Itria, e non in fase embrionale ma in fase finale, Gianfranco disse bravo e fu contento di venire appunto a firmare a Cisternino il protocollo d'intesa dei comuni. Quindi è giusto che quando ci sono cose più importanti si interfaccia col sindaco, però la gestione quotidiana dell'assessore al turismo, l'assessore al turismo può farlo, è giusto che non lo faccia il sindaco, che guardi tutto dall'alto e che controlli tutto dall'alto. Di cultura invece cosa mi dici? Che la cultura non va in vacanza. No, la cultura, mi riferisco all'emozione chiamata libro. Quest'anno è partita con largo anticipo, il 19 giugno c'è stato il primo appuntamento. Ah, quello, sono felice perché ho visto che nella nuova rassegna c'è qualche nome che già avevo coinvolto io nel 2018, quindi mi fa piacere che ritorni a Ostuni alcune persone. Beh, Chiara Francini, c'è la Genisi, c'è la ritorno alla Genisi, Caprarica, c'è diversa gente. La stessa Monica, che Monica Setta, ritorna con il nuovo libro. Ostuni. Sì, sì, queste sono cose sicuramente giuste e che servono al nostro territorio. Io non avrei fatto un'emozione chiamata libro così lunga e con tanti appuntamenti da ricordare, difficili da ricordare. Hai fatto più un evento prendendo spunto appunto da realtà che funzionano molto bene, come il Libro Possibile di Polignano, è un po' come feci io, feci tutto il mese di giugno, ogni domenica tre o quattro presentazioni di libri, quindi avrei fatto così, però poi dipende, no, da come si vuole interpretare la cosa. Sicuramente con i nomi che ci sono sul cartellone sarà una bella emozione chiamata libro, sarà una bella edizione di emozione chiamata libro. Cosa vorresti che ci facesse Ostuni per il turismo e che non si fa? Lo so che è una domanda difficile, però guarda... Accogliere il turista. Guarda che foto ci ha messo adesso la regia. Anche quella è stata... con te è partita questo tipo di iniziativa, sì. Queste mostre itineranti. Sì, ricordo che lo presentasti in anteprima alla BIT di Milano, se non vado errato, sì, giusto? Sì, ne parlammo prima a Bari, in regione, poi alla BIT di Milano. Diciamo, anche lì non fu facile per il Palazzo Tanzarella, ci furono un po' di problemi averlo tutto, non fu facile far capire
quale fosse la mia ambizione, quale fosse il mio desiderio e dove volessi arrivare. Sicuramente è alzare un po' l'asticella. Con gli eventi si alza l'asticella relativamente, ma pure l'asticella si alza dando accoglienza. Le strutture 5 stelle che sono nel nostro territorio e che continuano a crescere, le 4 stelle che continuano a crescere. E ma poi perdiamo una stella e poi prendiamo una vela, perdiamo una vela però, Vittorio. Sì, perdiamo una vela, però se non avessimo avuto Savelletri 10 anni fa, oggi probabilmente avremmo uno studio diversa. Se non avessimo avuto Lello Di Bari nel qualche anno fa come sindaco di Fasano, oggi non sarebbe nato Savelletri, sarebbe rimasto il borgo che conoscevamo tutti noi. Il borgo dei pescatori. Diciamo soltanto. Di pescatori. E oggi Savelletri è una meta, così come sta diventando la Puglia. E se noi continuiamo a pensare a Ostuni come la città bianca, solamente la città bianca, solamente la città bianca, non va bene. Dobbiamo dare una città più accogliente a chiunque, dobbiamo essere al servizio degli imprenditori, al servizio dei cittadini che vogliono investire. Hai detto la parola giusta, al servizio degli imprenditori. Io guarda, ti ripeto, non riesco a comprendere le regioni a volte. Cioè, se io mi sposto sulla litoranea, Torre Canne, Savelletri, vedo stabilimenti a 5 stelle, vedo stabilimenti a 3 stelle, vedo attività commerciali, vedo ristoranti, quelle che siano, perché ad Ostuni non si può muovere un sasso? Penso che la costa ce l'abbiamo anche noi. Vittorio, dimmi qualcosa, cioè non a me, ai nostri radioascoltatori. Cioè, è strana la cosa, voglio dire. Cioè, loro degli stabilimenti sul mare, bellissimi. Quella a 4 stelle, quella a 5 stelle e quella a 2 stelle, per tutti quanti. Vedi, il lavoro dell'amministratore non è quello di dire io sono consigliere capogruppo e quindi ti chiudo la buca davanti casa. Questo per me è quello legato al passato. L'amministratore, che sia consigliere, che sia assessore, che sia sindaco, deve avere un rapporto sinergico con tutti gli altri amministratori, che siano delle città, che siano dei comuni, che sia della regione e che sia dell'altro. Bisogna andare e chiedere con prepotenza, relativamente prepotenza, delle cose che poi non sono delle cose che fanno bene all'amministratore, fanno bene al nostro territorio. Se noi dessimo la possibilità di lavorare in modo tranquillo alle 5-6 realtà che noi abbiamo, parlo del White di Villa di Monticelli, parlo dell'ex quarto di Monte, parlo del paragrafo 25, parlo di altre realtà tipo il Sanctuary che è appena nato al Pilone, sì. Noi abbiamo queste realtà che non escludo gli altri, però tutte realtà molto importanti, imprenditori che investono e poi dicono però non abbiamo a che fare con un'amministrazione che ci aiuta. E lì io l'ho fatto, io sono stato assessore, come hai detto tu prima, non dipende solo da noi, ci vuole un rapporto sinergico tra amministrazione e dirigenti. I dirigenti devono aiutarci in queste cose, ma non significa questo far fare cose che non si possono fare, significa trovare il modo giusto di dire all'imprenditore devi fare una copertura di 10 metri quadrati, 20 metri quadrati, 30 metri quadrati, dare delle regole che devono rispettare. La musica va fatta entro l'una, non va fatta fino alle 5, se all'una e un quarto c'è casino io ti faccio la multa. E questo basta, quindi, mettere quindi le regole, così come era quello controllo. Di Dior, è che quello di Dior, se noi dicessimo all'imprenditore spendi X euro oggi e tu per 5 anni io non ti rompo le scatole perché ti lascio il tuo Dior per 5 anni valido, l'imprenditore farebbe volentieri. All'imprenditore dà fastidio far spendere X euro oggi, domani mattina viene Giuseppe e dice Y euro, dopodomani ancora viene Pinco Pala e dice Z euro, dice non va bene così. E non si può rispondere tanto tu li guadagni. No, non è così che funziona l'imprenditore. L'imprenditore pianifica gli investimenti. Quindi mi stai dicendo che è l'amministrazione, l'amministratore meglio, che deve essere vicino alle realtà commerciali, alle realtà imprenditoriali, per poter cambiare, tra virgolette, ma discorso. Questo già accade, Pino, altrimenti non ci sarebbero tanti investitori Però io vedo, ad esempio, la questione adesso che sta venendo sui giornali di terreni che sono stati venduti, ceduti a delle grandi società che purtroppo hanno, tra virgolette, evitato. Non c'è più l'accesso al mare diretto, quindi c'è raccolta di firme, c'è raccolta di questo, raccolta di quell'altro. Ma pensi, pensi che 10 anni fa a Lello Di Bari sono andate le persone e hanno detto sei un grande? No. E quindi quando c'è un cambiamento
purtroppo c'è sempre una... Anche perché in Italia ancora esiste la proprietà privata. E quindi... Prova contraria. Io vedo tutte queste persone che oggi firmano, che domani mattina, quando le loro ville intorno, che i loro figli avranno trovato lavoro, che molte persone torneranno in Italia, torneranno in Puglia, torneranno a casa loro ad Ostuni, diranno meno male che c'era il sindaco Cavallo, che c'era quell'amministrazione lì, quella giunta lì, che hanno permesso che un gruppo così importante venisse a investire a Ostuni. Perché è giusto, gli investimenti, bisogna attirare investimenti. Anzi, se posso dire una cosa, io mi arrabbio sul fatto che ancora non si possa iniziare il porto. Perché quella è una cosa, che un'opera pubblica che va di pari passo con tutto il resto. Ed è così che possiamo pensare a Ostuni, a parlare di Ostuni e pensare a Ostuni quella che desideriamo, che desideri tu per tuo figlio. Vittorio, io sono rimasto veramente felicemente impressionato delle tue idee e delle tue capacità anche tra virgolette di amministrare. Quindi probabile un tuo ingresso in giunta prossimo, visto che... Ho detto prima, non penso alle poltrone, non penso, io penso al bene della città. Non intendo dire poltrone. No, poltrone come capacità, voglio dire. Le capacità, grazie a Dio, gli ostunesi me le hanno riconosciute 2 anni fa, quando mi hanno dato tanti consensi, liberamente mi hanno votato, ho fatto delle campagne elettorali, non ho costretto nessuno, non so chi mi ha votato, chi non mi ha votato, mai andrò a fare il controllo incrociato delle sezioni, perché non sono cose riguardano alla mia persona. Io sono felice che mi abbiano votato nel 2019, mi hanno dato la possibilità di fare questa nuova esperienza in consiglio comunale, e per me va benissimo fare il consiglio comunale. Poi se cambieranno gli equilibri, cambieranno gli scenari, verrà chiesto il mio ingresso in giunta, mi verranno proposte alcune cose, non lo so. Ad oggi io continuo a fare il consigliere comunale, il farmacista in primis, il consigliere comunale in secondis, e cerco di dare risposte ai cittadini alle cose concrete. Il tempo è volato in questo pomeriggio ed è un piacere davvero colloquiare con te su tanti temi. Soprattutto ti vedo veramente affiatato e preparato sul discorso turismo. Ecco perché pensavo che un probabile assessore al turismo potresti nuovamente essere tu, visto che hai già esperienza, però è solo un mio pensiero, non è brutto, voglio dire. Ci mancherebbe. Per carità. Un'altra domanda velocissima, siamo già oltre il tempo che la regia ci ha dato, infatti mi sta facendo gli occhi cattivi. Cosa ne pensi di questa cosa qui, di questa commissione di indagine prefettizia? Come la vedi? La vedo che sicuramente è una realtà, hanno chiesto una proroga di altri 3 mesi, sono certo che stiano facendo il loro dovere, che stiano vedendo le carte nel modo giusto, quindi questa è la cosa certezza che abbiamo. Nei corridoi non sai nulla, non si dice nulla? Ma nei corridoi io non circo tanto nei corridoi del comune, quindi non sono stato chiamato, non mi hanno chiamato per chiedermi niente, non sono stato chiamato, non mi sono neanche proposto sinceramente, perché non saprei che dire, in quanto non stando in giunta, facendo il consiglio comunale e facendo mia colpa, poco presente appunto nei corridoi del comune di Ostuni, non saprei che cosa dire. Poi se dovessero chiamarmi, dovessero farmi domande, io sono pronto e disponibile a dire il mio parere, le cose che so. Ok, ne prendo atto di questo tuo intervento in proposito. Ok Vittorio, io chiudo questa trasmissione, ti ripeto, con la gioia, ecco, di averti avuto in trasmissione dopo tanto tempo. Ti ho cercato, ti ho cullato, ti ho pregato alla fine hai accettato il mio invito. Diciamo che non è facile in questo periodo, lo so, e di questo ti ringrazio. Con te, diciamo, questa è la penultima puntata per questo ciclo di Coscienze Politiche, poi andiamo tutti quanti un po' in vacanza, riprenderemo a settembre. Non so martedì prossimo chi sarà il mio ospite, spero di avere un'altra persona che non è mai venuta in radio e che ho pregato anche lei per l'ennesima volta di essere presente. Non lo posso dire, perché se poi non viene farebbe una brutta figura. Facciamo l'invito pubblico insieme. Ti aiuto. No, sto cercando di far venire in trasmissione, perché realmente, a parte perché la considero una persona veramente cara, eccetera, ma sto cercando di invitare l'avvocato Angelo Matarrese, che
non riesco a portarla negli studi. Famiglia, allora. Resta in famiglia, sì, con Angela, che è bugia di mio padre. Ah, sì, non lo sapevo questo particolare. Allora, Angela, hai avuto l'invito anche da Vittorio, quindi ti prego, Angela, martedì cerca di essere presente in famiglia nei nostri studi, così chiuderemo in bellezza questo ciclo di coscienze politiche. Ancora un grazie a te, caro grazie Vittorio, di aver partecipato. E quando vuoi, per il lavoro che fate, quando vuoi, per i nostri studi sono sempre aperti. Grazie. Perché tu possa partecipare e dirci tutti i tuoi pensieri, tutte le tue iniziative che vorresti portare a termine come consigliere, ok? Grazie ancora e a una prossima puntata di Coscienze Politiche. Un caro saluto da Giuseppe Semerano. Grazie.